in giardino, questo è il gelsomino fiorito finalmente. Guarda Master, questa è l'ortensia, poi qui c'è il vaso con i sapori, menta, maggiorana, questo è l'alloro che è cresciuto a dismisura. Mega esplosione di salvia. Queste sono ancora le nonne che hanno piantato le rose, qui sono ancora le rose della nonna. E qua c'è un bocciolo, questa pianta fa dei fiori rossi bellissimi. E qui se si prende la frescura e l'ombra c'è il mostro. Ma il pezzo forte sono le gardenie. Ragazze, non avete un'idea che profumo meraviglioso che fanno questi due fiori. Ci sono altri boccioli, vediamo se ne farà altri di fiori. Ciao a tutti, ingredienti per un henné biondo senza lausonia, fatto direttamente e da casa. Allora, questo pacchetto, il primo che ho qua, è un henné neutro ed è l'henné neutro dell'HD. Poi ho la polvere di camomilla di centifoglia, rapontic, cioè la radice di rabarbaro di centifoglia, ho messo in infusione un po' di camomilla e poi per far rilasciare alla radice di rabarbaro i pigmenti di colore ho l'aceto di mele. Cominciamo a mescolare e amalgamare il tutto. Allora, metto 60 grammi di rapontic, ha un profumo delizioso, guardate anche il colore, un colore stupendo. Allora, 60 grammi di rapontic, poi metto 30 grammi di camomilla, mancano 10 grammi, allora la camomilla pesa veramente poco, quindi ce ne va parecchia. Ok, 30 grammi di camomilla e adesso metto anche 30 grammi di henné neutro. Se mi avanza lo congelo. Ok, siamo arrivati a 120 grammi di polvere, che è la polvere necessaria per chi ha i capelli lunghi. Io li ho medi, quindi probabilmente ne avanzerà e lo congelerò, però preferisco che avanzi. Allora, a questo punto non mi resta che mischiare le polveri. È meglio non usare un cucchiaio di acciaio, ma è meglio usare un cucchiaio di legno. Il cucchiaio di legno che avevo per l'henné non c'è più, per cui non l'ho ancora sostituito, ma come giustamente mi faceva notare una mia iscritta e come so anche io, è molto molto meglio usare un cucchiaio di legno, perché il metallo polarizza gli ingredienti naturali in un certo modo e noi non vogliamo che questo accada. Quindi una forchetta e un cucchiaio di legno. Allora, adesso le polveri sono mescolate, aggiungo l'infuso di camomilla che oramai è tiepido. E comincio a mescolare.
La radice di rabarbaro ha un odore particolarissimo, è un ingrediente che da solo non avevo mai utilizzato. Lo vedevo nelle miscele di N biondo già pronte che si vendono in vari siti, ma non l'avevo mai utilizzato. Allora, vedete che procedo piano piano con i liquidi. No, ma non mi serve altra acqua calda perché poi utilizzo l'aceto. Quindi cerco di sciogliere un po', questo è favorito anche dal calore della camomilla, il mio composto. E poi tra poco aggiungo anche l'aceto. Io uso l'aceto di mele perché non ho in casa altri aceti, però potete usare anche il succo di limone, per esempio. Con il succo di limone credo che sia ancora più schiarente, cioè questa miscela non è schiarente, il succo di limone è schiarente un pochino, leggermente. Allora aggiungo l'aceto. L'aceto dovrebbe aiutare l'unica erba che ha un potere colorante abbastanza alto è il rapontic. Infatti non aggiungo curcuma, volendo potreste anche aggiungere un cucchiaino da tè di curcuma. Io non la voglio aggiungere perché voglio rendermi conto precisamente se rapontic ha un potere colorato e quindi biondo, dà dei riflessi biondi accentuati oppure no. E se metto la curcuma è più difficile accorgersene perché la curcuma, lo sapete, dà proprio dei riflessi giallo paglierino. Aggiungo ancora un pizzico di aceto, mescolo ancora e poi copro il tutto e lascio riposare per 12 ore. Fa molto caldo, quindi si potrebbe lasciare riposare anche meno perché i tempi di ossidazione con queste temperature si riducono. Però io adesso vi sto parlando, è sera, farò l'ennè domani mattina appena alzata, mi laverò i capelli e metterò su l'ennè. Mi sembra una pasta veramente veramente tanto liscia, sono soddisfatta. Io adoro l'ennè neutro Kadi. L'ennè neutro della Kadi è veramente una pasta liscia ed è veramente fine come polvere. E più la pasta è liscia, più si attacca al capello e non c'è l'effetto del colare sull'asciugamano, sulla maglietta, che è veramente tanto comodo perché vuol dire che quando si è sull'ennè si può girare liberamente per casa con movimenti abbastanza ampi. Per cui. E anche gli altri ingredienti di Centifoglia Bio, che secondo me sono di prima qualità, sono sufficientemente fini e lisci. Vedete, c'è una pasta veramente appiccicosa e fine, e questo mi fa ben sperare sulla riuscita del mio ennè. L'aceto è un altro ingrediente che mi piace tanto perché fa i capelli, rende i capelli davvero lucidissimi e lucenti. Ci vuole un po' di pazienza perché le erbe assorbano tutti i liquidi. Ok, l'ennè è pronto, adesso lo ricopro con la pellicola trasparente e lo lascio ossidare per tutta la notte, così domani mattina procedo con l'applicazione. Se vi fasciate la testa lo dovete tenere su almeno un 2-3 ore, invece se lo mettete sui capelli puliti appena lavati però all'aria aperta lo potete tenere su anche mezz'ora, da mezz'ora a un'ora e mezza. Adesso vediamo domani che cosa riesco a fare io. Questo è il risultato dopo l'ennè. Ci sono dei riflessi biondi, un pochino più chiari, caldi, ma non rossi come la Lausonia. Il tempo di posa purtroppo è stato solo poco più di un'ora, quindi lo ripeterò fra una settimana. Ci vediamo al prossimo video, ciao!